Ed è un libro che affronta questa, come dire, questa parabola del governatore, del presidente della regione Campania da un punto di vista, come dire, complessivo della sua storia. È la degenerazione della politica, il deluchismo, cioè l'idea che si fa politica a vita, l'idea che il potere si trasmette ai figli, l'idea che il potere non è sottoposto a leggi, a regole. Il Partito Democratico esiste senza De Luca, con De Luca non esiste il Partito Democratico, perché esiste De Luca, questo è il problema sul quale bisogna interrogarsi. Quindi o il Partito Democratico decide di mettere da parte questa esperienza, oppure sarà il Partito Democratico a scomparire in Campania. Io penso che De Luca non sia solo un problema del PD, io penso che sia un problema per la democrazia italiana, e al contrario di quelli che pensano che De Luca sia un prodotto della crisi della democrazia, io penso che De Luca sia uno dei fattori della crisi della democrazia. Credo che sia fondamentale dopo 10 anni porre le basi per un rinnovamento, per una rigenerazione, per fare in modo che non ci sia un potere conservativo e chiuso in se stesso che difende se stesso. C'è una nuova segretaria nel Partito Democratico che è Elish Klein. La Klein si è posta in contraddizione con questo percorso, ha nominato nuove figure ai vertici del partito e quindi vedremo che cosa succederà su alcune tematiche, come ad esempio il terzo mandato. Il terzo mandato solleva una gigantesca questione politica, prima ancora che una questione di giuridica costituzionale, e cioè l'opportunità di riconfermare un signore che da 8 anni governa la Campania con risultati disastrosi. Che Campania resta dopo quasi 10 anni di Vincenzo De Luca? Beh, resta una regione che è peggiorata nel campo della sanità, nel campo dei trasporti, quindi da questo punto di vista le cosiddette capacità di De Luca sono, secondo me, inesistenti, cioè sono dei pessimi amministratori, contrariamente a quello che si ritiene. Per il PD bisogna abbattere il muro di Salerno. Ecco, se si abbatte il muro di Salerno, cioè la coincidenza di un uomo con il potere assoluto, se la regione Campania resta una regione e non un regno, io credo che si potranno fare dei passi in avanti.